Non solo uno, ma ben due passi indietro per questo Piacenza, sconfitto a Lecco per 3-1 e ritornato ultimo da solo in classifica. Eppure è iniziata bene per il Piacenza, perché il settimo era passato in vantaggio con un gran gol di Morra. Per una volta i biancorossi nei primi 10 minuti si erano trovati in vantaggio e per 20 minuti abbiamo gestito la partita senza grossi problemi, anche perché questo Lecco aveva dimostrato di non essere poi così superiore ai biancorossi. Eppure la squadra di Scazzola, dopo la grande occasione che ha avuto Rossetti per andare sul 2-0, piano piano ha cominciato a calare di intensità, si è abbassata di baricentro permettendo all'Ecco di rientrare in gara e di creare occasioni con cross. Su due è stato bravissimo Rinaldi, sul terzo poi c'è stato, su un calcio d'angolo, il primo gol del pareggio. Un pareggio giusto e meritato, Piacenza deve ripartire da zero nella ripresa per provare a vincere. Scazzola va 4-4-2, Piacenza piano piano esce dalla partita, non riesce più a giocare palla a terra, prende un gol su un rigorino, a quel punto si porta in avanti, crea anche occasioni, ma sono frutto comunque di casualità, anche se quella di Rossetti è piuttosto clamorosa, e piano piano c'è il terzo gol ancora di testa dell'Ecco che chiude la partita. Sono Piacenza che comunque fa due passi indietro, gioca male, butta sempre il pallone avanti, non riesce a giocare palla a terra, trova delle grandi difficoltà quando deve impostare e quindi adesso la situazione diventa molto più complicata. L'unico segnale positivo è certamente Rinaldi, che ha fatto due parate che dimostrano che questo ragazzo è molto interessante e lui può essere una bella risorsa per il futuro.